cogliere con esempi e contributi come essa è fattore di costruzione di un popolo, della società, sia perché in essa avviene normalmente la generazione dei figli, sia perché è luogo di accoglienza e di educazione, senza le quali non esiste una convivenza sociale a misura d'uomo. Questa peculiarità della famiglia va riconosciuta, rispettata, valorizzata e promossa. Prezioso quindi è il compito delle aggregazioni tra le famiglie e l'azione delle pubbliche istituzioni che agiscono secondo il principio della sussidiarietà, perché un'esperienza può essere la più grande, ma ha bisogno di chi l'aiuti a diventare incidente e incontrabile. Ringrazio pertanto, oltre a tutti voi che siete venuti, i nostri relatori che esprimono questi due aspetti dell'incontro di oggi, e cioè Rosy Serio, Julián Carrón Francesco Storace e Grazia Sestini. Ringrazio anche il presidente Andreotti che ha voluto essere tra coloro che ascoltano questo nostro contributo. Do ora la parola a padre Julián Carrón, professore ordinario di Sacra Scrittura presso la Facoltà di Teologia San Damaso di Madrid. Grazie. Tra tante questioni che si possono affrontare in un incontro sul valore della famiglia, gli amici dell'Associazione Famiglie per l'Accoglienza mi hanno rivolto qualche domanda a cui volevano una risposta, un aiuto. Quale novità introduce nella realizzazione della persona, nella vicenda della vocazione, cioè nel rapporto con il proprio destino, il rapporto uomo-donna nel matrimonio e qual è la sua importanza per l'educazione dei figli? Il modo di rispondere a queste domande è partire dall'esperienza, cioè guardare non il rapporto uomo-donna in astratto, ma il tuo rapporto di uomo con quella donna lì. Guardare per sorprendere in atto l'esperienza che fai, perché tu conosci cos'è quella donna per te nell'esperienza che fai nel rapporto con lei. Per questo diciamo che la realtà, in questo caso qui, la donna, si fa a noi trasparente nell'esperienza. Noi conosciamo cosa è quella donna per me nel rapporto che ho con lei. Quella donna si svela nella tua esperienza come la cosa più attraente che ci sia nel mondo. Tanto è vero che dopo averla incontrata non capiresti un mondo in cui mancasse.
Questo è prima di tutto un fatto che ti trovi addosso. Non lo scegli tu, ti capita. È una sorpresa. Un amore, scrive Don Giussani in uno dei Teisrede, è la sorpresa di una presenza che ti corrisponde. Una sorpresa. Sei contento perché questa persona c'è al mondo e tu hai avuto la fortuna di incontrarla. Il mondo è diverso perché lei c'è, perché esiste. Il fatto che sia, la sua esistenza è quello che ti colpisce e perciò ti facilita capire il metodo usato dall'essere per farsi conoscere. Infatti, l'essere, per farsi conoscere, usa il metodo della preferenza. Ti metti davanti una persona con una tale attrattiva alla quale tu non puoi resistere senza la coscienza di perdere il meglio che ti è capitato nella vita. Non necessariamente la sposa, scrive ancora Don Giussani, è la donna più bella al mondo. E dice tra parentesi, è l'illusione di 3 secondi di chi si innamora. Ma la sposa è realmente il punto di preferenza oggettivo. Perché non c'è niente che ti richiami all'essere. Il rapporto col destino, il rapporto della vita col compito che l'essere ti dà, come quel rapporto lì. Perciò la famiglia è un segno originale dato dallo stesso creatore. Ciò che è più decisivo come strumento per introdurci nel rapporto definitivo col destino. Quindi già da ora alla verità, alla bellezza, alla giustizia nel rapporto con qualunque cosa e persona. E infatti fissato, non lo decidiamo noi, un altro con la maiuscola stabilisce questo strumento. Proprio colui che dà alla nostra natura la costitutiva urgenza di una reciprocità di stima e di gratuità, proprio lui ha creato la prima figura sperimentale che rimarrà per tutta la storia un luogo dove questa urgenza di carità diventa è stabile ed essenziale, la famiglia. Questo rapporto preferenziale svela la vocazione, perché da nessuna altra cosa ti senti più chiamato come da quella persona lì. Nessun'altra sfida la tua libertà come capacità di compimento totale di te stesso, della tua persona, cioè il tuo desiderio di realizzazione totale, come quel rapporto lì. L'amore a quella persona è così pieno di significato per te che diventa parte della definizione di te stesso. Cos'è l'amare? E affermare l'altro, affermare l'essere e amore. Ma l'amore implica un'altra connotazione. Affermare l'altro come significato di sé, non il significato di sé, ma come significato di sé. L'altro entra nel significato di me.
affermare l'altro come significato di sé, cioè come appartenenza al significato di sé, tu appartieni alla definizione di me stesso. Il tu appartiene alla definizione di me. Per questo è amore. Ma come vediamo, attraverso quella persona lì, chi ti chiama, chi ti provoca, chi ti richiama è l'essere, il mistero. Perché? Perché dal primo istante tu sei ben consapevole che quella persona lì ti è stata data. Ancora di più, ti è data proprio adesso. Tu ti trovi davanti a un fatto e perciò sei altrettanto consapevole che non sei tu a mantenerla in vita, ma nemmeno lei. È il renderti conto che ti sia data quello che ti riempi di commozione e gratitudine. Attraverso questa esperienza ti rendi conto che il suo essere non lo generi tu, ma neanche lei. Chi lo genera? Chi ti lo dà adesso? Chi ti lo conserva? L'essere, che dandogli la vita lo fa partecipe del suo essere. Perciò, quanto più la guardi con tutta la consapevolezza, prendendo coscienza del reale secondo tutti i fattori, tanto più ti rendi conto che la sua presenza è segno di un altro, ti richiama a un altro. Il suo significato per te è richiamarti il significato. Il suo significato è richiamarti il significato. Per questo la persona amata è quella che ti introduce di più al rapporto con l'essere, con il destino, con il mistero. Ti rende più evidente il destino, il compito. A nessuno sfugge cosa vuol dire questo rapporto così vissuto per l'educazione dei figli. Se educare è introdurre un altro nella realtà e non introduci un altro se non quando gli comunichi il significato vero della realtà, solo può realizzare questo compito di educare chi a sua volta è stato introdotto nella realtà fino a scoprire il suo significato. Perciò, quanto più i genitori vivono con verità e pienezza la loro vocazione, il loro rapporto con la consapevolezza di essere chiamati dall'essere, tanto più sono in grado di svolgere il loro compito di genitori, che non è soltanto portare i figli al mondo, ma soprattutto, dopo dargli la vita, dargli il significato della vita. Altrimenti è una ingiustizia portare figli al mondo, tanto è vero che in tanti oggi nel nostro mondo non hanno figli, perché per portarli a questo mondo senza senso è meglio non portarli. Questa è riconosciuta come una delle ragioni del calo della natalità. È come quando fai un regalo a un bambino di un giocattolo elettronico che non ha visto mai. Il fabbricante fa di genitore mettendo nella scatola l'istruzione per l'uso, altrimenti il bambino si rapporterebbe al giocattolo secondo quello che gli pare piace e tante volte finirebbe per disinteressarsi dal giocattolo. Non sarebbe giusto darle un giocattolo e non spiegarle qual è il significato, come funziona. È un esempio di quello che succede con il bambino. I genitori danno al bambino il regalo più prezioso, la vita. Ma questo giocattolo che gli viene dato non porta
l'istruzione per l'uso. È per questo che il mistero li fa nascere all'interno di una famiglia, perché lì, in quella famiglia, in quella tradizione, venga comunicato il significato. Li si è introdotto al mistero della vita, impari a rapportarsi al reale nella sua verità. Per questo è nell'educazione dei figli, nella comunicazione di questo significato, che i genitori realizzano la loro paternità. È lì dove si rende evidente che sono padri, perché insieme alla vita comunicano al figlio il suo significato. Ma questa comunicazione non è una trasmissione astratta di contenuti, non è la consegna di istruzione per l'uso, ma la testimonianza di cosa può essere la vita vissuta nella sua pienezza. Di quello che loro hanno bisogno è di una presenza che li introduca al significato totale. Si può salvare un altro, diceva Kafka, solo attraverso la propria esistenza. Da qui l'importanza della vita dei genitori, del suo impegno per vivere il loro rapporto fino a scoprire il significato per l'educazione dei figli. Loro, con la sua vita, gridano davanti al figlio la ragione per cui vale la pena nascere. Ma perché tutto questo accada, occorre già dall'inizio la messa in moto della libertà. Abbiamo detto che nessun'altra cosa sfida così tanto la libertà che l'attrattiva della persona amata. Ma c'è una cosa che la persona amata non può fare al mio posto: accogliere il dono della sua presenza. Per questo dice Don Giussani che la prima attività è sempre una passività. È una passività che costituisce l'originaria attività mia, quella del ricevere, del constatare, del riconoscere. Senza questa accoglienza non ci sarebbe famiglia. È per questo che l'accoglienza sta nel DNA della famiglia, appartiene alla sua stessa costituzione. La famiglia è il primo fenomeno per natura in cui l'accoglienza assume questi connotati totalizzanti. Per questo voi avete prolungato nella vostra associazione Famiglia per l'Accoglienza la vera natura della famiglia. Perché, come raccontava uno di voi, che mi ha fatto molta impressione questo episodio, perché un padre, forse qua, ha un bambino con grave difficoltà, cieco e altre handicap. Ma questo non impedisce al padre che questo bambino abbia destato nel padre tutta l'affezione al bambino. Tanto è vero che non andava a lavorare tutti i giorni, anche se non poteva ricevere nessuna reazione del bambino per tutta questa situazione, senza salutarlo e baciarlo. È così potente l'attrattiva del reale che anche quando uno è con tante difficoltà, senza neanche risposta, non è in grado di fermare quell'attrattiva a cui uno si attacca. Un giorno aveva fretta e non è stato in grado di salutarlo prima, e quando andava a lavorare si è sentito male perché non si era accorto che non l'aveva salutato, che non era salutato. E questo, il ricordo di questo, le ha fatto pensare all'essere, che non aveva riconosciuto l'essere che le aveva dato al bambino,
che non aveva pregato l'Angelus. Accogliere il reale così, perché il reale anche in una situazione come questa di un bambino in queste condizioni desta un'attrattiva che non può non introdurre all'essere, che quando uno si dimentica, questo dimenticarsi attua di catapulta per andare, per far memoria dell'essere. Questo è il valore della famiglia, che ti lancia a ognuno di questi membri, che ti lancia al destino, al compimento di te stesso. Ma non sarebbe realista finire senza prendere atto di una difficoltà, la nostra fragilità, il nostro male. È per questo che il mistero ha avuto misericordia di noi facendosi compagno di cammino. Come? Adesso lo possiamo capire meglio, con lo stesso metodo della preferenza, cioè suscitando davanti a noi un'attrattiva vincente, in modo tale da essere facilitati a riconoscerla e ad aderire a essa. Questa attrattiva ha un nome, Gesù, che permane presente nella compagnia degli uomini che lo riconoscono come compagnia e significato del vivere, anche della famiglia. Accogliendo la sua presenza, che ogni volta ti ridesta a causa di uno sguardo pieno di tenerezza verso di te, pieno di compassione verso il tuo destino, tu sei in grado di non perdere la strada, di non lasciarti vincere dalla paura o del panico. E a questo riconoscimento di Cristo presente nell'attrattiva di una presenza irriducibile ai miei pensieri, nessuno lo può capire meglio che uno sposato. Di questo ci ha lasciato Luis una testimonianza senza paragone. Con le sue parole concludo il mio intervento. Il dono più prezioso che mi ha fatto il matrimonio è stato quello di farmi costantemente scontrare con qualcosa di molto vicino e intimo, ma nello stesso tempo assolutamente altro e irriducibile, in una parola, reale. Ho bisogno di Gesù Cristo e non di qualcosa che gli somigli. Amo mia moglie e non qualcosa che le somiglie. La mia immagine di Dio è fatta a pezzi una volta dopo l'altra, la fa a pezzi Dio stesso. Che sia fatta a pezzi è uno dei segnali della sua presenza. L'incarnazione è l'esempio per eccellenza. Manda al macero tutte le immagini preconcette che si potevano avere del Messia. L'amata terrena, anche quando è ancora vivente, trionfa sempre sopra la mera idea che di lei si può avere ed esige uno che sia così. Amare lei è diventato, entro certi limiti, amare Cristo. Non la immagine di Dio, ma Dio. Non l'immagine della mia donna, bensì la mia donna. Grazie. Ringraziamo padre Julian Carrón e do ora la parola a Rosy Serio, che è la vicepresidente dell'Associazione Famiglie per l'Accoglienza, la quale, a partire dalla sua esperienza, racconterà della nostra esperienza, questa storia di storie che in un'amicizia si è sviluppata e cresciuta proprio a partire da quella commozione, da quella gratitudine di cui parlava padre Carrón. Dunque, io sono un medico, ho 4 figli, anche un nipotino, e quello che voglio raccontare è proprio quello che si diceva adesso: la mia storia è intrecciata con le altre storie.
Quando mi sono sposata, quando ci si sposa, si scommette sull'amore reciproco, si scommette su di sé. Ci sarebbe bastato il nostro amore, a me e mio marito, la nostra bella casa, tutto quello che la vita ci donava man mano. Ma il fascino dello sguardo che avevamo incontrato nel volto di Don Giussani, di una personalità umana così incredibile e degli amici che lo avevano seguito, ha messo dentro al nostro cuore, al nostro rapporto, una voglia di totalità e di bellezza che non coincideva con l'immagine che avevamo, che superava quell'immagine che avevamo pensato. Per noi, come diceva prima padre Carò, per me e mio marito la scommessa non è stata su di noi, ma su Cristo, sulla coscienza che avevamo di Lui dentro al nostro rapporto. E di questo, pian piano, siamo diventati sempre più coscienti nel tempo. Cristo qui e ora, diceva Don Giussani, oppure spalancate le vostre porte a Cristo, ci ha detto il Santo Padre. Ecco, questo è quello che ha dato la forma alla nostra vita personale, familiare, e che dà la forma a tante vite di tante persone cristiane, di tante famiglie cristiane. E quindi la famiglia si è costituita pian piano nel metodo dell'accoglienza, che esprime il modo dell'amore di Cristo nel confronto dell'uomo. Questa forma che si esprime nel rapporto coniugale, nel rapporto della fecondità, nei figli che lasci nascere e che ami nella loro nascita, nello spazio e nei ritmi e nella forma che dai alla tua casa, allo spazio della tua casa, ai letti, alla tavola che prepari per chi è accanto a te. Per noi, in modo concreto, questo ha voluto dire accogliere una circostanza particolare che si è presentata tanti anni fa, e ha avuto il volto di due adolescenti che chiedevano di essere amati. Il primo, un ragazzo di 14 anni che aveva perduto i genitori, è rimasto con noi, si è laureato, si è sposato, è parte di noi, della nostra famiglia, della nostra vita. E il secondo, un ragazzo di 15 anni che dall'età di quando aveva 4 anni era in istituto, era ribelle, non lo volevano più. E noi l'abbiamo accolto con il nostro limite, la nostra impotenza, e il suo limite, la sua ribellione. Ma in questa accoglienza è nata un'esperienza di abbraccio e di possibilità di costruzione della sua e della nostra umanità. Queste esperienze ci hanno reso consapevoli che il limite è impotenza, ma non è mai rinuncia, abbandono, non è mai obiezione, ma strumento dell'amore di Cristo. Ed è strumento perché diventa domanda, diventa domandare un aiuto concreto agli amici, a quelli più grandi di noi, a tutta la comunità. Così è accaduto. Ci si sono stretti attorno, tutti i volti di tanti che sono qui, a questo avvenimento di accoglienza. E molti si sono lasciati coinvolgere, a poco ci hanno seguito. Non siamo mai stati da soli. E attraverso questa esperienza abbiamo incontrato una cosa grande, l'opera di Famiglie per l'Accoglienza, che è nata da questa e da altre storie simili alla nostra. E ci siamo coinvolti con essa per imparare ad essere umani, più veri nella circostanza dell'accoglienza, più capaci di gratuità. Nell'ambito dell'Associazione di Famiglie per l'Accoglienza ci sono sempre volti da guardare, esperienze di singole famiglie semplici ma piene di fascino, ma anche realtà strutturate che sono nate e sono alimentate nella nostra storia, come la casa di Novella, la casa di Irene, gli amici di Giovanni, che aprono il loro cuore e spalancano al desiderio che la vita sia davvero vissuta così. Vi voglio leggere un pezzetto di una testimonianza che c'è sulla Lettera Periodica, il nostro strumento editoriale con cui comunichiamo la ricchezza della nostra esperienza. Essere genitori di un bambino affetto da un disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico significa accettare ogni giorno di vivere quello che qualcun altro ha deciso essere il meglio per noi. Se siamo riusciti ad aiutarlo è perché anche noi da lì siamo partiti, dallo scoprire e custodire i bisogni del suo cuore, dall'assecondare i suoi interessi, dall'amarlo nella sua unicità. E poi continua alla fine. Tra noi genitori,
a cui è chiesta una simile accoglienza, è nato il desiderio di aiutarci, di farci compagnia, per essere desiderio di bene e di speranza per i nostri bambini. Ecco, l'amicizia fra tante famiglie, lontane geograficamente, ma capaci di una compagnia reale, ha strutturato e continua a strutturare la ricchezza della nostra esperienza di associazione, che viene alimentata continuamente in tanti modi, dal lavoro costante sui contenuti, da un'intelligenza di giudizio, da parte di tante persone che decidono di rischiare la loro vita e la loro professionalità in questo metodo dell'appartenenza a Cristo. La nostra esperienza documenta in modo imponente come la famiglia si comprende e si realizza dentro una compagnia vivente, una forma, una fraternità che entra e raggiunge ogni rapporto fino alla struttura stessa dell'associazione. Ecco, oggi siamo 3.500 famiglie, i gesti di accoglienza sono tantissimi. In ogni città, nei nostri incontri, una famiglia ci può incontrare attraverso una segnalazione di una ragazza madre da ospitare, di un bambino da accogliere, di un affido che non vuol nessuno o da un'adozione di un bambino a rischio giuridico. E così cresce l'associazione. E questo è il contenuto principale della mia testimonianza di oggi. Che l'esperienza dell'accoglienza, sostenuta da un ambito educativo, rende l'ospitalità miracolo ai nostri occhi e agli occhi del mondo, e per questo, a forza, cresce e si dilata. E si dilata secondo una fisionomia reale e molto diversa da realtà a realtà. Faccio alcuni esempi per far capire la vitalità dell'associazione. Per esempio in Lombardia centinaia di famiglie incontrano l'associazione partecipando ai corsi dell'adozione. E leggo ancora uno stralcio della lettera periodica sui corsi per l'adozione. C'è un'atmosfera familiare nelle serate dei corsi. Tra noi, coppie, guida e loro, coppie e ospiti, nasce un'amicizia. Ci guardano, ascoltano attenti e stupiti le testimonianze, ci interpellano con domande e osservazioni, ci raccontano liberamente la loro storia e l'ultima sera in pizzeria riguardano con gratitudine il percorso fatto. È la loro possibilità di un incontro con un'esperienza imprevista, l'intuizione che un dato apparentemente così ostile possa spalancare ad una maternità e una paternità piena e mai pensata, l'intuizione che il non previsto possa nascondere e portare qualcosa di buono e di positivo nella nostra vita. E poi a Magenta, è un'esperienza di formazione congiunta dove operatori e famiglie hanno lavorato insieme per acquisire un linguaggio comune, una cosa importantissima nello svolgimento dei percorsi adottivi affidatari. E ancora a Genova, il lavoro tra le opere di carità Onlus e le opere di impresa sociale, dove questa unità profonda ha consolidato una stima con l'ente pubblico e ha dato una possibilità reale di sussidiarietà in atto. E ancora in Emilia-Romagna, dove c'è una grossissima capacità di incontrare i servizi, le istituzioni, si sono stati riconosciuti più di 10 progetti con finanziamento. Ecco, ogni famiglia è un soggetto di sussidiarietà, ma non in modo formale come spesso se ne parla. Ci sono ambiti precisi dove questo si sperimenta, secondo una modalità che si può dire capillare, fatta di legami, di persone in gioco, di sostegno concreto e stabile nel tempo. Perciò una soggettività che esiste perché c'è una persona che dice io, assumendo delle responsabilità, ed una sussidiarietà che abbraccia e sostiene l'altro nel rispetto della sua libertà. Questa è una sfida alla mentalità comune e genera sempre stupore e domande in chi è leale, perciò disponibile a riconoscere il bene che c'è. È davvero incredibile vedere le nostre famiglie normali, non professionali, non specializzate, ma non per questo incompetenti, rapportarsi e lavorare dentro gli ambiti del sociale, affermando la cultura dell'accoglienza, esperienza e non ideologia, presenza e non utopia. Ecco, in ultimi aspetti che volevo sottolineare, è come in questa ottica abbiamo deciso di presentare un progetto che ha preso il nome di una rete di punti famiglia e che è stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui abbiamo qui la dottoressa Sistini. In questo progetto, in più di 20 città italiane, verranno sviluppate una rete di famiglie accoglienti,
attraverso convegni, corsi di affido, di adozione, gruppi di autoaiuto, punti di ascolto ed altro. Questo significherà dare visibilità e riconoscimento pubblico al nostro lavoro e permettere a chi lo desidera di incontrarci e di partecipare ai gesti specifici e alla vita dell'accoglienza. È interessante dire ancora che nella fase preparatoria questo riconoscimento è già avvenuto, perché abbiamo chiesto a enti, personalità del mondo istituzionale, associazioni private, di esprimere e di esaminare una proposta e di riconoscerne l'utilità. Abbiamo avuto più di 100 adesioni. E finisco solo leggendo un pezzettino di una lettera che un nostro amico ha scritto dentro all'aspetto dell'accoglienza della diversità. È un bimbo che ha un problema Down. L'educazione di Pietro ha la sua massima difficoltà nel fatto che non è malato di nulla. È quasi inutile portarlo dai medici, se non della lentezza del tempo. E brucia se pensate che il mio sport preferito è sfrecciare a 200 km all'ora su una tavola a vela. E brucia se pensate che il mio lavoro preferito è piantare piante. E se pianto un limone non gli faccio mancare nulla, ma limone li deve dare. Invece no, qui si va piano, i limoni danno olive. L'educazione di Pietro ha il suo massimo gusto nel fatto che non è fermo, va piano. Non dà limoni, ma dà olive. Siamo oltre ogni prevedibilità. Siamo in balia del mistero. Forse vi è sfuggito come Giussani ci ha invitato al pellegrinaggio di Loreto. Ciò che tutti i giorni per noi sarebbe limite è destinato a diventare grande come lo sguardo della Madonna. Maria capiva che il contenuto di ogni condizione umana sviluppa e realizza il disegno di un altro, non il disegno del proprio cuore, ma del cuore di Dio. I dolori come la vita non vi mancheranno, ma vivrete la vita come un cammino. Anche quando il cammino sarà faticoso, sarà scoperta di un bene veramente grande. Vi assicuro che per noi non è accademia, è così. Chiaro che sono solo delle suggestioni, questo incontro non vuole chiudere nulla, vuole aprire, però è chiaro che questo bene vive dentro la società, cammina nel cuore e nelle braccia di tante persone, tra noi ma anche in altre esperienze. Allora, perché questo possa contare, possa essere incontrabile, possa incidere dentro la società, c'è bisogno di qualcuno che lo sappia riconoscere e valorizzare, favorire. Do ora la parola a Grazia Sestini, che è sottosegretario al welfare e che in questi anni tanto ha contribuito a favore della famiglia nell'azione di questo governo. Grazie. Le cose che può dire un politico di fronte a quello che abbiamo sentito sembrerà poca cosa, ma la valorizzazione della famiglia, che pure abbiamo messo tra le priorità della nostra azione di governo, dal libro bianco sul welfare in poi, sono assolutamente figlie di questa educazione e di questa preoccupazione. Io cercherò di reagire dal mio punto di vista alle parole che abbiamo sentito e alle testimonianze che abbiamo ascoltato. La prima, sulla che cos'è la famiglia. È un tema caldo questo, soprattutto nel momento in cui si stanno scrivendo gli statuti regionali e sembra che questo sia diventata la discriminante tra una regione e l'altra. Prima in conferenza stampa eravamo insieme a dei giornalisti e hanno chiesto: ma cosa fa il governo per la famiglia? Il presidente Storace, ridendo, ha detto: ah beh, ha già fatto tutto, ha bocciato lo statuto della regione Toscana. E
Il governo ha bocciato lo statuto della Regione Toscana perché accanto alla famiglia fondata sul matrimonio riconosce altre forme di convivenza. Questo può apparire un atto di libertà o di riconoscimento di situazioni di fatto. In realtà è una grave illegittimità. L'ordinamento civile spetta allo Stato, ma soprattutto è un atto grave contro, pare un paradosso, la libertà della persona. Perché nella nostra legislazione ai diritti corrispondono sempre dei doveri. C'è una cosa che pochi notano: l'articolo 29 della Costituzione, che è l'articolo sulla famiglia per eccellenza, dice che la Repubblica, quindi non lo Stato, ma la Repubblica in tutte le sue articolazioni, riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Non la famiglia che si riconosce da sola ed è preesistente a qualunque Stato, a qualunque regione, a qualunque repubblica, ma i diritti della famiglia. E nel rito civile o religioso del matrimonio c'è la lettura e l'assunzione di responsabilità dei coniugi tramite gli articoli 142, 144 e 147 del Codice Civile. Al diritto del riconoscimento corrisponde l'assolvimento dei doveri. Questa è la libertà. È stato un gesto di libertà dir di no allo statuto della Regione Toscana. Abbiamo reso un servizio alla correttezza della vita civile di questo Paese. Ma oggi abbiamo ascoltato come la famiglia può diventare qualche cosa di straordinario, che va oltre il compito naturale che gli è affidato, quello di allevare, crescere, educare i propri figli. È capace, se educata e sostenuta da una famiglia più grande. Scherzavamo prima con padre Carron che a parlare di famiglia ci siamo io e lui, che la famiglia non ce l'abbiamo, eppure possiamo parlare di questo perché per grazia di Dio io e lui, ma anche tanti di noi, sono dentro una famiglia più grande che gli fa parlare di queste cose. Abbiamo ascoltato che si possono accogliere, amare, crescere ed educare anche figli che non sono nostri, perché l'amore che muove è l'amore all'umano, è una sovrabbondanza di quello che ci è stato dato. E allora l'incontro, vi dico anche personalmente, straordinario, con gli esempi di famiglie per l'accoglienza. Io mi commuovo tutte le volte che vado a Padova a trovare Caedimar, perché da 3 o 4 famiglie assolutamente normali è nata un'opera straordinaria. E guardate che non è facile, perché lì non si accolgono bambini di pochi mesi, belli, biondi, con gli occhi azzurri. No, no, si accolgono ragazzi al limite della maggiore età e spesso con qualche problema giudiziario anche pesante, o ragazzi dramma che sta nascendo, rifiutati dalle famiglie adottive. Sono ragazzi rifiutati 2 volte. Eppure lì è nata un'opera che è andata addirittura oltre la famiglia, perché si pensa al dopo di questi ragazzi e si è costruito un centro di formazione professionale. Al passato numero di Tracce era legata a questa straordinaria esperienza. È commovente, perché quello non nasce da nient'altro che dall'andare a fondo del che cos'è per noi vivere insieme ad un'altra persona e questa convivenza, di come è capace di accogliere tutti. Allora la domanda,
Ma come fanno, come possono le istituzioni sostenere tutto questo? Possono certo fare quello che molto semplicemente abbiamo fatto noi con Famiglie per l'Accoglienza, ma con tante altre realtà, sostenere le loro opere anche economicamente, dare gambe al loro cuore e alla loro intelligenza, perché queste opere si nutrono anche di queste, dargli la possibilità di mettersi in rete, di parlarsi, di dialogare. Ma ci vuole anche un'altra cosa, ci vuole un sistema di servizi che non tenti di sostituirsi a queste realtà, ma che sia interlocutore libero ed intelligente. E allora le iniziative di tanti comuni in Italia di impiantare dei centri affido, certo è interessante, purché non diventi un luogo per specialisti, purché non pretenda di insegnare alle famiglie di fare i genitori. Da questo punto di vista raccolgo una provocazione della testimonianza di Rosy Serio, che lei ha lasciato cadere così, ma lei sa, e Famiglie per l'Accoglienza sanno benissimo che è al centro di un dibattito che anche pubblicamente spesso abbiamo fatto, sulle famiglie professionali. È un'idea malsana, nata da qualche scienziato, che dice che per accogliere ragazzi in particolare difficoltà, ma Mazzi non l'ha detto per la naturale ritrosia, ma prima ci ha raccontato che il 20% dei ragazzi accolti dalle famiglie dell'associazione sono ragazzi con handicap, perché questa è la realtà. Allora, per accogliere questi ragazzi occorrerebbero delle professionalità speciali, occorrerebbe che dentro quelle famiglie ci fossero delle persone con delle competenze da psicologi, da psichiatri, da sociologi. Ad un convegno del Ministero in cui è venuto fuori questo, ho fermato tutto, gli ho detto no. A questi ragazzi servono degli adulti che sappiano guidarli nell'avventura della vita. Possono anche essere degli analfabeti. Certo, sta alla rete dei servizi creare degli aiuti, perché la genialità di Famiglie per l'Accoglienza, che è venuta fuori dalla testimonianza della Rosy, è proprio questa, è che è Famiglie per l'Accoglienza degli altri, dei bambini, ma è anche Famiglie dell'Accoglienza di una famiglia con l'altra, del sostenersi nelle normali difficoltà del vivere quotidiano. E allora, servizi intelligenti, dicevo, lancio una proposta, Presidente Storace. La lancio a lei perché so che la Regione Lazio prossimamente discuterà una legge sui consultori familiari, che erano nati forse con lo spirito buono di diventare una forma di sostegno alla famiglia. In realtà sono diventati, quando ci sono, dei luoghi poco aperti in cui quattro infermieri e un paio di medici distribuiscono anticoncezionali alle ragazzine. Questo purtroppo sono diventati. Allora, se una struttura, ripensiamo, lo so che è di competenza regionale tutto questo, ma potremmo, d'accordo con le regioni, pensare a linee guida che fungano da volano ma anche da base per le legislazioni regionali, in cui i consultori, o come si vogliono chiamare, ridiventano sia quelli gestiti dagli enti pubblici, sia quelli gestiti dal privato sociale, che devono ritrovare anche loro la loro ragion d'essere, possano diventare luoghi davvero in cui, sulla base di queste esperienze, tutte le famiglie trovano risposta o comunque un confronto sui loro problemi. L'ultima cosa,
riguarda le adozioni e gli affidi. In Italia i minori in stato di adozione sono pochissimi. E questo anche, secondo me, per un pregio della nostra legislazione. La legislazione tutela l'appartenenza del minore alla propria famiglia di origine. Anche se magari il padre e la madre non ci sono più, ma una nonna, una zia vuol prendersi cura di questo minore, tutela il fatto che possa rientrare in questo che comunque è il suo ambito familiare. Tutela il fatto che se il padre e la madre sono in particolari situazioni temporanee per cui non si possono prendere cura di questo bambino, lo potranno fare in futuro. Ma esistono invece tanti minori. Qui c'è stato nei mesi scorsi un grande balletto di dati. I dati del Ministero del Welfare sono i dati dei minori stabilmente presenti in istituto, non quelli affidati oggi dal Tribunale domani, stabilmente presenti in istituto. Grazie a Dio si sono molto ridotti in questi anni. Abbiamo stimato al 30 giugno del 2003 che erano non più di 2.650. Dove sono gli altri? Sono in strutture diverse dagli istituti, che non sono le famiglie, e anche qui bisogna essere chiari, la legge su questo punto non è chiarissima. Comunità di tipo familiare è un termine ambiguo. Non possono essere due operatori che giocano a fare il padre e la madre. Certo sono strutture che io mi auguro il più accoglienti ed educanti possibile, in cui il minore trovi un sostegno, un adulto da seguire. Questo è frutto, questo processo di chiusura degli istituti, di una legge che impone la chiusura al 31 dicembre del 2006. Chiudere gli istituti, apro una parentesi che mi sta particolarmente a cuore, non vuol dire condannare l'esperienza degli istituti, perché gli istituti d'accoglienza per minori sono stati nei secoli il primo germe di questa cultura dell'accoglienza. I pagani, i bambini li esponevano, il cristianesimo li ha accolti, tanto è vero che gli istituti per minori sono nati in Italia dall'esperienza degli ordini religiosi. Poi, a me stupisce sempre, un'altra cosa la racconto sempre che mi stupisce, quest'anno sono 450 anni dalla fondazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, fatto con l'eredità di un grande imprenditore, con il terreno della municipalità fiorentina e progettato da Brunelleschi. Misero insieme il meglio di quello che avevano per offrirlo ai bambini abbandonati. Allora, proprio per promuovere questa cultura dell'accoglienza, per far conoscere alle famiglie che c'è questa possibilità, se non dell'adozione, ma dell'affido, che è un'opera d'amore forse anche più grande, il Ministero del Welfare farà dal 5 di ottobre una campagna di promozione e informazione sul valore e sulle opportunità che questa grande esperienza rinnovabile può essere per i bambini, ma per tutta la nostra società. Grazie. Ringraziamo il sottosegretario. Sicuramente anche le regioni, sempre di più, sono un punto nodale di questa esperienza e di questa possibilità che la sussidiarietà apre. Do quindi la parola a Francesco Storate, presidente della Regione Lazio, che
nel suo statuto ha voluto ribadire la centralità della famiglia fondata sul matrimonio. Grazie. Permettetemi di dire grazie anche per l'invito. Vedete, questa per me è un po' la ripresa dell'attività politica ed ero un po' terrorizzato di essere invitato, Presidente Andreotti, a qualche dibattito, che so, sulla legge elettorale, sulle sgangheratezze del triciclo, sulla bandana del Presidente del Consiglio. Qui si parla di cose serie. Si parla di valori e vorrei anche partecipare un po' della vostra emozione e anche la mia, quella di aver sentito per la prima volta Don Juan Carrón, la sua lezione. Vedete, qui si è fatto molto riferimento, lo ha detto con particolare passione Rosy Serio, con grande rigore e vigore istituzionale Maria Grazia Sestini, delle questioni legate all'affido, all'accoglienza da parte della famiglia. Ecco, noi abbiamo voluto centrare la politica della nostra regione proprio sulla famiglia. Guardate che non è stato facile. Qui Mazzi mi ha detto che abbiamo approvato uno statuto, potrei dire a Maria Grazia Sestini uno statuto buono, uno statuto rispettoso delle nostre tradizioni, della nostra cultura. Voglio dirvi che è diventata pratica istituzionale una legislazione per la famiglia, per la vita, per la solidarietà. Ci tengo a dirle queste cose perché sembra di vivere in un mondo caratterizzato da quella brutta parola che si chiama globalizzazione, per cui deve andare avanti solo chi è più bello, chi è più ricco e chi è più fortunato. E magari chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, chi ha qualche problema, se la deve cavare da solo, no? Ecco, io penso che le istituzioni ci stanno per aiutare soprattutto chi ha problemi. E questo non lo dobbiamo fare tutti i giorni con politiche concrete. Lo dobbiamo fare perché proprio di Monsignor Carrón ho letto un'affermazione pronunciata qualche tempo fa sull'Avvenire, quando ha parlato della stanchezza, della fatica dell'Occidente, del deserto che ci circonda. Noi abbiamo il dovere di lavorare affinché il deserto non avanzi ed è proprio il valore della famiglia che rappresenta un presidio fondamentale. Permettetemi di rubarvi qualche minuto della vostra attenzione per raccontarvela, questa storia della legislazione sulla famiglia nel Lazio. Dovete sapere che prima di noi c'era un altro tipo di legge sul solco di quella che era stata riproposta nello Statuto della Toscana, per cui chiunque con chiunque faceva una famiglia, un'unione familiare. Chiunque con chiunque aveva diritto al sostegno dello Stato, della Regione in quel caso. Noi promettemmo ai cittadini che avremmo cambiato quella legge. Lo abbiamo fatto dopo aver vinto le elezioni del 2000 e curiosamente la nostra opposizione ci contestò quella legge. Io penso che avrebbero dovuto contestarci se non l'avessimo approvata quella legge, perché vorrebbe dire che per l'ennesima volta avremmo turlupinato gli elettori a cui avevamo promesso di cambiare quella vecchia legge. Abbiamo avuto l'onestà di mantenere una promessa. Oggi abbiamo fatto un passo in più, un passo molto più importante. Quella legislazione, la legislazione a tutela della famiglia fondata sul matrimonio, entra nel nuovo statuto. Lo statuto è per una regione come la Costituzione e per la Repubblica. Per cambiare la nostra legge sulla famiglia non basterà più una legge ordinaria, occorrerà cancellare il nuovo statuto. Diventa incancellabile la legislazione del Lazio a tutela della famiglia. Io penso che sia un grande risultato.
Un risultato che serve a garantire che poi un'associazione possa bussare alla porta del Presidente della Regione. Siamo una famiglia che deve essere rispettata perché avete scritto due cose. Non solo che ci tutelate, ma c'è anche qualcosa in più nel nuovo statuto. Quante volte Comunione e Liberazione ha sollevato il tema grande, affascinante, della sussidiarietà orizzontale? Non è più questione di decentramento dallo Stato alla Regione, alle province e ai comuni. È l'ampliamento della responsabilità alla società. Sapete, io mi sono trovato più volte a discutere in Consiglio regionale. Chi le deve fare certe cose? Ecco, se un pezzo di politica sociale a me me la fa un ragazzo della Cascina anziché un burocrate regionale, sto più tranquillo, questo voglio dire. E allora quella famiglia a cui affidare, demandare, delegare responsabilità entra nello statuto della Regione. Guardate, ci abbiamo discusso ore e ore. Il nostro statuto nuovo dice: la Regione favorisce l'iniziativa privata nella gestione dei servizi di interesse generale. Chi si oppone a noi voleva che la Regione si limitasse a riconoscere l'iniziativa privata nella gestione dei servizi generali. È la vecchia concezione per cui continua a pagare pantalone, ad ingrossare il partito della spesa pubblica. Ecco perché queste politiche possono trovare accoglienza, le politiche per l'accoglienza, nelle istituzioni. Io voglio dirvi che grazie a queste politiche abbiamo fatto fare passi in avanti alla nostra Regione anche per la formazione di nuove famiglie. Io sono felice di poter raccontare qui e per la prima volta dei dati importanti che hanno riguardato giovani coppie figlie di povera gente, perché a quelle persone che si è rivolta la nostra legge sulla famiglia, alle persone che hanno un reddito basso. Bene sapere che grazie all'iniziativa di responsabilizzazione della Regione nella contrazione dei mutui per le giovani coppie, oggi 1.400 giovani coppie della Regione Lazio si sono potute sposare contraendo un mutuo di 200 milioni di vecchie lire garantito dalla Regione, è qualcosa di più di un regalo di nozze. E aver detto a quei giovani: non è l'economia che vi deve far impedire di realizzare un vostro sogno. Io penso che queste cose vadano fatte, che queste realizzazioni diventino conquiste della società. Ecco perché sono felice di essere qui, di poter raccontare tante cose che abbiamo voluto fare per far sì che la famiglia non sia più una maledizione. Io so che la Sestini sta lavorando insieme al Ministro Maroni con una riforma fiscale che veda finalmente protagonista una politica del quoziente riferita al numero dei figli. E guardate, questa è una questione che ci dobbiamo ritrovare, e l'abbiamo messa anche questa nello statuto, anche sulla grande... un grande problema della libertà di scelta educativa. Anche questo è un tema che è legato, che è un tema di sostanza. Io non credo che sia molto giusto nel terzo millennio privare i genitori di un ragazzo di una scelta. Perché se io sono povero non devo andare in quella scuola? E perché se io sono povero e ho più figli di te devo essere penalizzato più di te? Questa è una domanda che vorrei rivolgere a tanti detrattori delle politiche per la famiglia e per la scuola della famiglia. Ecco, amici miei, io voglio concludere su queste cose. Voglio concludere rinnovando il ringraziamento per questo invito. Ci consente di dimostrare che è possibile anche praticare politiche di valori. Vedete, lo dico in un momento in cui siamo reduci da un dibattito elevato, per carità, sulla Costituzione europea. Lì si è affermato il primato dell'economia. Ecco, noi vorremmo che si affermasse anche un altro primato, quello dell'uomo, dei valori, della persona. Io penso che queste cose
possano essere praticate anche nelle istituzioni della Repubblica Italiana. Per questo ci sentiamo in casa con voi quando raccontiamo queste cose. Spero che vi faccia piacere sapere che accadono queste cose. Spero di poterle raccontare ancora per molti anni. Faccio mia un'affermazione di stamattina del presidente Andreotti. Io l'anno prossimo spero di esserci. Siccome ognuno di voi ha un parente a Roma, come dice il padre, il Papa, damo se da fa. Ringraziamo il presidente Storace anche perché per portare avanti certe cose ci vuole del coraggio. Abbiamo sentito dire che amare e affermare l'altro come significato di sé. Ognuno di noi ha bisogno di essere accolto non per un interesse, ma per un bene, per quel filo di mistero irriducibile che ognuno porta. E di questo la famiglia è segno ed è chiamata ad esserlo per tutti. Per questo vi ringraziamo di questa occasione che ci avete offerto nell'essere qui, nel coinvolgervi con queste parole, anche perché condividere le ragioni è già l'inizio della condivisione di un gesto. E volevo lasciarvi con un'ultima suggestione, una frase che Don Giussani ci ha scritto poco tempo fa, un anno fa. Lui dice così: se lui, il Signore, si è chinato sui più piccoli per segnare la strada ai grandi, voi che fate lo stesso siete resi segno di una novità che come onda si dilata di famiglia in famiglia, dalla più prossima alla più lontana. Grazie e buon lavoro a tutti.